2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. In questa campagna elettorale che ha messo radici in un periodo insolito nel cuore delle ferie estive, non ci sarà il confronto all'americana tra i 7 candidati alla presidenza della regione Sicilia. E sarà la prima volta. Non lo vuole Renato Schifani, il candidato del centrodestra che si sente in vantaggio e non ha interesse a dar vita al corpo a corpo con gli avversari. E non lo vuole nemmeno Caterina Chennici, la candidata del centro-sinistra, anche se il PD avrebbe preferito il contrario. Così agli elettori restano i comunicati velina degli uffici stampa dei candidati, ciò che essi dicono in incontri che si svolgono in ambienti protetti, qualche intervista nei giornali e nelle TV e messaggi pilotati sui social. Niente quindi scontri diretti e all'elettore quindi viene negata la possibilità di vederli all'opera tutte e 7 insieme a discutere o a litigare sui temi, a mostrare sullo stesso argomento come la pensano. È di certo una spettacolarizzazione della politica questo tipo di confronto, ma è anche un modo per raggiungere un pubblico eterogeneo per catturare qualche indeciso. Si andrà avanti lo stesso nella campagna elettorale, anche senza questo confronto all'americana, ma non si può non dire che è una tappa in meno di democrazia e che chi fugge ha sempre torto, anche se ha le potenzialità per essere il miglior presidente della regione possibile e domani magari lo sarà. Confrontarsi sempre con chiunque è il sale di una democrazia a cui non vogliamo rinunciare. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.